Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi a grande richiesta il video sulla storia dei coniugi Warren. Questo video mi è stato veramente richiesto da un sacco di persone. Io in realtà lo avevo già programmato, avevo già deciso di caricarlo sul canale, ma vista la grande richiesta ho deciso di anticipare il caricamento. E quindi oggi vi parlo della storia di Ed e Lorraine Warren, la coppia di demonologi più famosa degli Stati Uniti e del mondo. Loro si sono occupati di più di 10.000 casi, tutti riguardanti bambole possedute, oggetti infestati, in generale il mondo del paranormale. Sono talmente stimati e riconosciuti che anche la Chiesa ha comunque accettato il loro lavoro e lo ha riconosciuto, anzi ha collaborato spesso insieme a loro. Ma facciamo un passo indietro e vediamo com'è cominciata la loro attività. Innanzitutto Ed e Lorraine si sono sposati nel 1945. Ed era un ufficiale di marina e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato la divisa. Hanno cominciato la loro attività di demonologi quasi per gioco. Questo perché Ed da bambino aveva avuto delle esperienze paranormali e dopo il matrimonio aveva deciso di mettersi a dipingere le case infestate. A lui piaceva tantissimo dipingere, quindi con la moglie e con una coppia di amici andavano in viaggio alla ricerca di queste case infestate che lui voleva poi riprodurre con appunto la pittura, con il disegno. Un giorno, durante un viaggio verso Henniker, Ed si ricordò che in quella zona c'era una casa infestata, la Ossian Bourne Mary. E decise appunto di andarla a vedere. Arrivarono davanti a questa casa e cominciarono a vedere delle cose strane. All'interno della casa c'era una luce che si muoveva in un modo disomogeneo, in un modo strano. Andava sopra, poi tornava sotto. A un certo punto la porta si è aperta, loro sono entrati nella casa e sono riusciti a parlare con il proprietario. Una volta usciti dalla casa, Lorraine ha avuto la sua prima esperienza paranormale, ossia una proiezione astrale fuori dal corpo, quindi praticamente ha cominciato a volteggiare sopra il marito e sopra gli amici. A seguito di questo episodio, Lorraine ha deciso di approfondire le sue conoscenze legate al paranormale e di affinare le sue doti di sensitiva, al punto che poi nel 1952 la coppia ha fondato la Società per la Ricerca Psichica, che è un'associazione che si occupa di paranormale e al suo interno c'è uno staff composto da medici, preti, giudici, poliziotti, quindi comunque uno staff di professionisti che tutti venivano guidati dai coniugi Warren, i quali, a seconda dei casi specifici da seguire, decidevano chi tra lo staff avrebbe dovuto indagare e poi decidevano come intervenire. Ovviamente tutti questi casi venivano documentati e i coniugi erano talmente precisi e talmente dettagliati nel documentare tutti i casi che hanno attirato anche l'attenzione di giudici e del tribunale, che spesso ha chiesto ai coniugi di far vedere loro la documentazione perché questa era utile a risolvere i casi o a trovare degli indizi necessari appunto per arrivare poi alla soluzione del caso. Quindi una coppia di demonologi davvero molto stimata e molto riconosciuta. Ovviamente, trattandosi di questo campo, non sono mancate le critiche, però sono comunque rimasti la coppia di demonologi più famosa del mondo e degli Stati Uniti. I coniugi hanno anche scritto alcuni libri dove raccolgono i loro casi, dove comunque parlano del loro lavoro, della loro vita, insomma, del mondo del paranormale. Sono tutti libri che purtroppo per me non sono stati tradotti in italiano perché sarei stata interessata appunto a leggerne almeno uno, ma sono tutti in inglese, quindi io purtroppo non posso leggerli, però voi magari sì, quindi io in descrizione vi ho lasciato tutti i titoli dei libri dei coniugi Warren, quindi se andate a vedere nell'info box li trovate tutti lì. Nel corso della loro attività hanno ovviamente sequestrato e raccolto tutti gli oggetti riguardanti i casi che stavano seguendo e hanno quindi deciso di aprire il Museo dell'Occulto che si trova in un'ala del loro appartamento. Qui è possibile vedere tutti gli oggetti con i quali loro sono entrati in contatto durante il loro lavoro. Questo museo è aperto al pubblico, è visitabile, si trova nella casa appunto dei coniugi. Se non avete visto il video, vi invito ad andare a vederlo perché sul mio canale ho già caricato il video dedicato al Museo dell'Occulto.
Come vi dicevo, i casi che loro hanno seguito sono tantissimi, quindi non mi sembrava, diciamo, la cosa migliore parlarvene in questo video perché sono tanti casi e quindi avrei rischiato poi di, potervi dare solo dei brevi cenni. Ho deciso quindi di fare un video per ognuno di questi casi, ovviamente non tutti i 10.000 perché sono troppi. Però selezionerò quelli più famosi, quelli magari più interessanti e farò un video dedicato al caso specifico in modo da potervene parlare meglio e un pochino più dettagliatamente. Quindi vi invito a continuare a seguirmi, a seguire il canale perché piano piano io caricherò tutti questi video. Ce n'è uno che ho già caricato invece sul canale, che è la storia della bambola Annabelle, che è il loro caso forse più famoso e più eclatante perché è stato anche fatto un film. Quindi questo lo trovate già caricato nel mio canale. Se voi andate nella playlist Horror Stories, vedrete che c'è appunto questo video. Vi ricordo che sul mio canale ci sono anche tante altre sezioni, anche tanti altri argomenti, quindi vi invito a dare un'occhiata appunto alle playlist e ai video perché magari trovate anche altri argomenti che vi possono interessare. In ogni caso, anche se siete interessati solo al mondo del paranormale, continuate a seguirmi, perché io piano piano caricherò appunto video dedicati a questo argomento. Quindi mi raccomando, restate sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, mettete un like se qualche video vi è piaciuto e non mi resta che mandarvi un grosso bacio e darvi appuntamento al prossimo video.